aeroporto snodo fondamentale per la Sardegna e per Alghero. Lei è stato sempre molto critico sulla sua gestione. Ma dunque, attenzione, qualunque mia critica non è fine a se stessa, io lo faccio con atto di benevolenza, nel senso che ogni mia critica è soltanto tesa a così sollecitare, stimolare occasioni e momenti di riflessione in modo che chi di competenza possa tenerne conto, tutto qua. Andato via il duopolio all'Italia Ryanair, ora il Riviera del Corallo si deve aprire obbligatoriamente a diverse compagnie. Cosa ne pensa? Ma dunque, noi non è che possiamo attendere che le compagnie vengano da noi per dover operare. È il contrario, no? Cioè dobbiamo essere noi a studiare come coinvolgere, come impegnare delle compagnie. Però attenzione, ci sono compagnie e compagnie. Oggi l'Alitalia, lo sappiamo tutti, si trova in grave crisi e quindi da parte di Alitalia abbiamo poco da sperare. Però la verità, poco da sperare avevamo anche prima, perché sappiamo benissimo che l'Alitalia con noi si è sempre mossa, ha sempre operato con la copertura della continuità territoriale. Oggi l'Alitalia è in crisi e quindi neanche quello ad Alitalia è sufficiente. Altre compagnie sono delle compagnie o che hanno altri obiettivi oppure quelle minori sono fragili. Per cui noi dalle compagnie minori non è che possiamo attenderci queste grandi risposte. Noi abbiamo necessità di attirare flussi turistici e per attirare flussi turistici bisogna che si operi con compagnie che sono opportunamente organizzate. Le compagnie organizzate sono poche in Europa. Prima fra tutte è la Ryanair. A mio avviso quindi, se noi vogliamo recuperare i flussi turistici, dobbiamo riprendere il discorso con Ryanair. Non ci sono altre soluzioni. In questo momento ci sono altre compagnie forti, ma non sono tante. C'è EasyJet, ma molte volte una è in alternativa all'altra, per cui dobbiamo fare noi una scelta. Fondamentale in questo caso è il ruolo di una società di gestione che funziona. Una società di gestione? Che funziona. Che funzioni. Adesso da questo punto di vista, ecco, voglio anche aggiungere rispetto a quanto dicevo prima, che Alghero non ha una forte attrattività come potrebbe essere Parigi, come potrebbe essere Firenze, come potrebbe essere Venezia, come potrebbe essere Roma. Per cui noi partiamo già deboli. Allora questo significa che la trattativa che dobbiamo ingaggiare con una compagnia, con un qualunque vettore, deve essere una trattativa che dopo sia tale da portare vantaggi a questo vettore se sceglie Alghero. Quindi un vettore tipo Ryanair, dico l'esempio di Ryanair, ma può essere uno che fosse della sua statura, quindi non mi interessa Ryanair in sé, mi interessa un vettore che sia della statura di Ryanair. Con questo vettore va stretto un patto strategico dove si dica che se qui io ricavo 10, di questo 10 una quota è già tua, vettore, così il vettore è vincolato a operare sulla tua base. Solo così cresce. Naturalmente c'è il rischio del cosiddetto monopolio. Ci possono essere comunque altri vettori, ma saranno sempre su livelli assolutamente minori. Il rischio del monopolio lo si deve correre, ma
immaginiamoci la situazione di Bergamo, immaginiamoci la situazione di Pisa. Bergamo è un aeroporto che lavora tutto con Ryanair e c'ha un grosso volume di traffico. Certo, se Ryanair entra in crisi, Bergamo si sgonfia totalmente. Bene, allora, quindi, se loro corrono questo rischio, è un rischio che possiamo correre anche noi. L'alternativa qual è? Rimanere senza un vettore così forte, avvalerci di 10, 15, 20 vettori che insieme non fanno il volume che ci fa un solo vettore. Che senso ha allora? Andiamo di anno in anno inseguendo le farfalle. Non ha senso. Quindi, e quindi significa che noi dobbiamo, il futuro nostro sta nel trovare un accordo strategico con una grossa compagnia, quindi va prima individuata questa compagnia, e sto parlando del livello di Ryanair, una volta che si individua, allora si ingaggia un contratto che dopo veda le due parti interessate. E non fa male quindi comunque guardare cosa fanno anche gli altri aeroporti, ma non e c'è cercare dubbio di copiare le cose positive. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ciò che mi preoccupa di questa nuova gestione è che non abbia ancora oggi predisposto un piano industriale, un piano di sviluppo industriale, ancora non c'è. Secondo, l'altro aspetto che mi preoccupa è che stia già disponendo il licenziamento del personale, perché ha individuato, diciamo, un esubero degli addetti. Bene, allora se per riportare alla parità di bilancio io propongo una riduzione del personale, significa che non ho nella mia fantasia nessuna decisione, nessuna idea di far crescere l'aeroporto. Perché se io ho 50 dipendenti, questi 50 dipendenti sono in esubero? Bene, allora obiettivo mio qual è? Quello di far crescere il traffico in modo che questi 50 dipendenti possano avere la loro utilità di persistere, no? Se invece sto già decidendo di licenziare, significa che nei miei disegni non c'è assolutamente la prospettiva di farlo crescere, e questo non è un bel segnale.